Ciao da Agzaro della Tana dei Goblin, bentornati a una nuova puntata del Goblin Show. Come anticipato, stasera anteprime su Essen, quindi i titoli più ghiotti da segnarvi per la fiera di Essen, la Essen Spiel, che c'è tra ormai tra poco più di un mese, perché è i primi di ottobre. E per parlarne insieme, per non perdere tempo, visto che dovremo parlare di un sacco di titoli, abbiamo con noi tre membri della redazione della Tana dei Goblin e anche tre giudici del Magnifico, peraltro. Peppe 74. Buonasera a tutti, anche da chi non andrà ad Essen come me. Pennuto. Buonasera, buonasera a tutti. E Sban. Buonasera a tutti, tranne i bannati. Allora, abbiamo preparato. Avete preparato in realtà un bel po' di giochi. Questa sera mi è sembrato che siate più focalizzati sugli Eurogames, però in realtà no, c'è anche qualche sorpresa. Wargames, giochi di ruolo, AES, giochi di ruolo, forse Diciamo che Preparate, la preparate. fiera Ho è pensato centrata a te, sugli Max. Eurogames. La fiera è principalmente centrata sugli Eurogames. Poi c'è altro perché ovviamente molti editori portano anche le ultime novità. Sì. Vi parleremo anche di altre cose, dai. Partiamo subito perché abbiamo una serata densissima di giochi e di titoli, Sui quindi tempi. ditemi chi vuol partire. Andiamo per anzianità. Vai, Allora sono io. Beppe, Direi che sta più del là che del qua, insomma. Peppe, dai. Peppe, da che titolo partiamo? Vogliamo partire da Terracotta Army? Va bene, partiamo da Terracotta Army. Dobbiamo. Ora ve lo metto in sovraimpressione. Il titolo di per sé mi attira zero, però spiegaci come mai dovremo No, attenzionare io ho Terracotta cercato Army. di vedere anche i titoli più sotto l'occhio, diciamo, di osservazione. E questa è una coppia di autori che il secondo che vedete qua, che non pronuncio, è l'autore di Nemesis, Ok. Sì. che comunque, come sapete, è più un giocatore, diciamo, di Eurogame. L'anno scorso ha fatto Origins Fist Builder, che aveva delle cose interessanti. Io l'ho provato, aveva delle cose interessanti. Questo è un titolo che viene da. Anche The Great Wall è suo, o mi sbaglio io? Non lo ricordo. Forse no. Vai, andiamo avanti. Vai, adesso lo vado a No, cercare. Vai, vai, vai avanti. The Great Wall non è. Ok. Questo è un. Allora, l'ambientazione è la ricostruzione del famoso esercito di argilla di terracotta. È un Eurogame basato sul piazzamento di lavoratori. Dove la meccanica principale, vedete questa ruota che si vede al centro? Allora, praticamente c'è una ruota esterna fissa, poi ci sono due ruote interne, che una ruota in senso orario e una in senso antiorario. E gli spazi di piazzamento sono quelli all'esterno. Praticamente Ok. uno quando piazza esegue tutte le azioni dello spicchio e prima di piazzare può girare una delle due ruote pagando due soldi, e quindi praticamente cambia il gioco, perché cambia anche per piazzamenti successivi. Poi vabbè, ci sono varie cose, vedete che ci sono degli omini grandi e degli omini piccoli, si possono upgradare gli omini. Il gioco come si sviluppa? Dobbiamo costruire queste miniature di terracotta. L'edizione penso che sia stata fatta su Kickstarter, perché vedete c'è anche tutta questa Sì. componentistica abbastanza ricca, anche se poi sono dei soprammobili che mettete su questa griglia, e si fanno punti. Quando le costruite in scala, praticamente il primo che costruisce un arciere fa 8 punti, il secondo fa 7 e così via, e ci sono, mi sembra, 4 tipi di eserciti di militari Ometti, costruiti. insomma. Esatto. E poi li dovete mettere su questa griglia, e qua c'è tutto un gioco che non vi spiego, anche perché non mi ricordo bene, perché c'è tutto un gioco di maggioranze, di spicchi, di dove sta il consigliere, cioè si fanno punti durante il round, e c'è anche una sorta, diciamo, bonus alla terra mistica con i tiles per i punti di round, più a fine partita,
essenzialmente giochi di maggioranza, quindi diciamo la super rotellona mi ricorda Barbarians. Barbarians sì, è stata presa, è una cosa che è molto a rischio, cioè io lo vedo molto a rischio paralisi d'analisi, cioè ogni volta devi vedere che cosa combini e cosa cambia anche per gli altri. È sicuramente una cosa a rischio paralisi d'analisi. Si è sviluppato bene, può essere una variante interessante sul classico piazzamento, Protero, con anche un qualche elemento di interazione che poi c'è soprattutto su quella griglia. Sul griglione. Sì, sul griglione. Va bene, no, non mi hai convinto tantissimo. Meglio che sono soldi risparmiati eventualmente. Carlo Pennuto, vai, sparaci un titolo a te. Ma io partirei con uno mediamente leggero, che è Hamlet, The Village Building Game, che è un gioco di quelli semplici nel regolamento, ma piuttosto difficili da padroneggiare. È un gioco che è uscito su Kickstarter, come praticamente tutti i giochi che staranno a essere in quest'anno, da 1-4 giocatori, dura 60-90 minuti, l'autore è lo stesso autore che ha fatto La ricerca della felicità, Patricor, quindi niente di che, a dire la verità, almeno per le sue opere precedenti. Invece questo gioco io l'ho giocato già diverse partite online e devo dire che mi è piaciuto parecchio. È un gioco in cui, non so se c'è qualche immagine, ma praticamente... adesso guarda, la stavo beccando, ovviamente me l'ero perso. A costruire questo villaggetto, piazzandovi delle tessere che hanno delle forme stranissime e che tu incastri rispettando i bordi, sostanzialmente le strade soprattutto, che partono dal centro del villaggio e si diramano. Vediamo se... Ecco, vedi, le tessere sono proprio strane. Ma purtroppo allora, sostanzialmente... ci sono solo quattro immagini, quindi sì, al massimo si vedono le tessere qua. Più sulla pagina Kickstarter allora, forse c'era qualcosa di interessante. Comunque sì, hanno tutte queste forme strane e vanno a comporre poi questa città in modo un po' disorganico. La cosa interessante di questo gioco è che tu durante il turno sostanzialmente cosa fai? O costruisci alcune di queste tessere che hai comprato precedentemente nel mercato, oppure devi andare a attivare con i tuoi omini gli edifici che stanno su queste tessere. Quando li attivi, tu puoi sostanzialmente produrre risorse mettendole sulle tessere, oppure raffinarle in risorse lavorate, perché le risorse sono 4-5 e hanno il loro corrispettivo raffinato, e poi le vai a spendere o per risolvere contratti che danno punti, o per costruire la cattedrale, che è anche il timing del gioco, perché costruito tutta la cattedrale finisce la partita. La cosa carina è che per trasportare queste risorse dove ti servono, tu fai una rete di trasporti che deve passare per le strade, in cui gli omini sono l'elemento finale del trasporto, e c'hai degli asini che invece fanno da collegamento tra più tessere. Questa rete non è per nulla banale da ottimizzare, il timing delle azioni è fondamentale, il primo che costruisce le tessere che fanno i prodotti raffinati ottiene dei bonus ogni qualvolta qualcun altro li produce. Alla fine è un gioco che in un'ora, un'ora e mezza di gioco mediamente, è profondissimo in ogni scelta, c'ha un timing feroce per cui tenderanno sempre a fare prima di te le cose, tu ti dovrai sbrigare, incastrare bene tutte le azioni, e a fronte di pochissime regole la partita è veramente molto molto appagante. Io mi ci sono divertito parecchio, non è un peso massimo, però non è per nulla. Sembra un peso medio interessante. E poi ti davano anche la cattedrale in cartoncino. Quello è solo Kickstarter. Te davano i mattoni e la malta da farli direttamente in scala. Guarda che bello l'asinello. Sì. Ah, molto carino, la mappa che si va a comporre, ecco qua si vede bene, è sempre diversa ed è molto carina sia a vedersi che nella sua strategia, perché poi le strade più sono lunghe più danno punti a fine partita, ci stanno degli obiettivi a fine partita che daranno punti per chi ha fatto di più di determinate cose, insomma è veramente carino, molto molto carino, per me due spanne avanti a tutti i giochi precedenti dell'autore. Beh, meno male. Dice peggio era difficile. Peggio non era facilissimo. Dai, La ricerca della felicità non si può dire che sia una schifezza, è un giochetto. Diciamo, divertente. Allora, sì. Splendor Duel, in realtà, gli ho dato un'occhiata io e ti posso dire questo, che
non è che mi abbia lasciato molto. Io a me Splendor piace, cioè non assolutamente sono lo apprezzo Splendor. Specialmente l'ultima versione, quella Marvel. Questo Duel qua, ti metto su un'immagine, già che è uno dei pochi giochi di cui parlo io stasera. Praticamente funziona né più né meno come Splendor, però hanno aggiunto questa grigliona qua centrale, per cui i gettoni tu non li vai a prendere da una riserva sparsa come era prima, ma li prendi da questa griglia seguendo dei percorsi in orizzontale o diagonale o verticale, pure. E poi devi spendere dei privilegi, che sono questa specie di ossicini qua pergamene in realtà, di fianco, per andare per esempio a rifillare la griglia o per, diciamo, fare altri giochetti su questa griglia qua. Quindi, diciamo, hanno introdotto un nuovo sistema per cui in due giocatori ti vai a interagire anche su questa griglia, a seconda di come la lascerai all'avversario, a seconda di come lui la lascia a te. Al di là di questo, non ho mai giocato, non mi ricordo di aver giocato Splendor in due. Come funziona? Perché e a volte quando vedi queste edizioni dico, ma che senso ha? Puoi giocare Splendor in due? Penso che non funzioni, malaccio, anche se non ci ho mai giocato. Ci sono meno gettoni e basta, quello normale. Esatto, è lo stesso gioco, solo rimani con meno gettoni da avere, insomma. Però sono furbi, perché poi uscirà pure Splendor Duel She-Hulk o qualcos'altro della Marvel. Splendor 2 The Dice Game, vabbè. L'unica cosa, secondo me, che può essere interessante è che ci sono tre sistemi di punteggio diversi e tutti e tre possono dar la vittoria. Quindi non è più come nel vecchio, in cui c'è, diciamo, un unico punteggio a cui magari concorrono diverse cose. Qua sono proprio tre, diciamo, filoni diversi che fai praticamente ottenendo carte di diverso tipo, questa tesserona che c'è in basso a destra, tipo questa qua. Per cui, ecco, quello potrebbe essere è un po' più interessante, perché magari non c'è un unico modo per andare a vincere la partita. Però al di là di questo devo dire che comunque anche davanti di Splendor non è che mi abbia attirato tantissimo da dire lo preordino oppure lo voglio assolutamente provare. Sì, sembra una complicazione del base, sostanzialmente. Vediamo, diciamo è in lista, ma non tra quelli assolutamente da provare. La cattedrale non lo so, però no, spero che sia più solida, spero soprattutto che si possa mettere nella scatola. Allora, Sven. Sì, a sto punto, in via dei rifacimenti, rimescolamenti, parliamo di quello che potrebbe essere un incredibile capolavoro o una schifezza atomica, che è Inside Job di Tanner Simmons, autore che ricorderemo penso solo per questo gioco, ed è un trick-taking game da 3 a 5 giocatori, e sostanzialmente ricorda nel modo di fare The Crew, perché è un finto cooperativo o un cooperativo contraddittore, in cui noi dobbiamo cercare di superare e fare questi contratti. I contratti non sono altro che le regole speciali delle missioni di The Crew, no? E sì. Solo che praticamente non si fa, bisogna superare la missione con tutta la giocata, ma semplicemente durante quella mano in corsa, con quella presa secca. E praticamente qual è la particolarità? Che il giocatore di turno, che sarà il leader, diciamo, di questa missione, dovrà scegliere il contratto, la regola che secondo lui in quel momento tutti quanti noi potremmo riuscire a superare. Il problema è che tra di noi comunque sia si nasconde un infiltrato che invece cercherà, senza farsi scoprire, di scegliere via via sempre le regole che ci metteranno in passo tra le ruote, e quindi non riuscire a completarlo nella mano attuale, insomma.
resto anche è di giocare male, immagino. Esatto, tipo scaccolandosi, attaccando le calcolette sulle carte, sì, parlando male e così via. Per il resto sembra proprio tutto e per tutto, appunto, The Crew, con questo twist particolare del traditore, appunto. Poi la Cosmos costerà Ninezia come era il titolo originale, e boh, è brutto, Vediamo. vanno fregato 15 euro. Sì, più che altro c'è da vedere se lo magari in Germania lì lo faranno solo l'edizione tedesca, può essere. Ho visto che sulle carte c'è un pochettino di testo. Sì, beh, Quindi. sono sempre le regole della mano, Eh sì, bisogna no? Sì. vedere che edizione tireranno fuori, magari quella inglese poi uscirà per fine Eh sì. anno. Peppe, ripartiamo il giro con te. Ma di che vogliamo parlare? Mi Di allaccio con quello Carlo Trema Costruzione Città, parliamo di Discordia, dai. Questo è Discordia, un che non è di editore. Magnerz. No, Discordia è dell'Iron Games, che è diciamo, un autore che si produce, Einstein, che si produce da solo i suoi giochi, e ha fatto delle Disegna da cose. solo anche le sue copertine, da quello che vedo. Ma se quest'anno vogliamo fare la gara della copertina più brutta, ce ne Ce sono di peggio, e dopo ne me ne sono faccio vedere anche io tantissimi. una delle più brutte, quindi penso. Forse la più brutta di tutte è quella, una di Friese, che ha un uccellaccio in Beh, primo piano che spaventa solo a guardarla. Questo editore non è mai stato, diciamo, apprezzato per la grafica, che, come potete vedere, è molto, molto, diciamo, old style, è sempre stata così, e quindi è rimasto in questo old style. Però, per chi apprezza gli Eurogame, ha fatto delle cose interessanti. Per esempio, Peloponnese, se l'avete mai giocato, è un gioco che è il suo interesse. Qua c'è ha la fatto sua anche cose ambientazione buone. per. Ha fatto Cosa? anche cose buone, insomma. No, ha fatto cose interessanti. Questo io una speranza ce l'ho. È un gestionale basato su una meccanica di gestione dadi, costruzione città. L'ambientazione è la classica, diciamo, città romana sul Reno, che si deve difendere, costruire e difendere dagli attacchi dei barbari ad ogni fine turno. Ognuno ha la sua plancia città da costruire. Il primo giocatore lancia tre dadi colorati e sceglie. La meccanica di selezione dadi è molto semplice: lui ne prende uno che può usare solo lui. Gli altri giocatori possono usare gli altri due, anche duplicando lo stesso dado. Ovviamente, in base al colore e al numero, puoi fare certe azioni. Ora, le azioni quali sono? Praticamente questa plancia da coprire, devi riempire la tua plancia con prendere pezzi e riempirla, mettere la nave sul porto, eccetera, eccetera. E poi devi popolare la città. Allora c'è un sacchetto, ora non so se c'è qualche immagine, c'è un sacchetto da cui si prendono degli omini colorati, e questi omini colorati tu li devi prima, te ne arrivano un po' all'inizio, li devi piazzare sui rispettivi edifici. Quindi il marinaio deve andare sulla nave, il militare deve andare sul forte, eccetera, eccetera. E poi, ovviamente, quando li piazzi, questi ti danno anche dei bonus. Per esempio, a fine del round c'è il classico attacco, come abbiamo detto, dei barbari, e se non lo riesci a parare, ti distrugge delle cose, ti fa perdere delle cose, e le fortezze, diciamo, popolate ti riparano dagli attacchi dei barbari. E la meccanica di gestione di questi uomini potrebbe essere la cosa più interessante. È una corsa, cosa che, tra l'altro, in molti giochi di quest'anno ho visto l'elemento corsa, cioè tu devi finire gli omini che ti arrivano. Tu parti con un certo numero di omini a fine partita, poi a ogni fine round conti gli spazi che sono liberi sulla tua plancia e ne prendi altri. Quindi, se non riesci a costruire tanto, praticamente ingolferai la tua riserva di omini, e devi cercare di costruire e svuotarli.
Il primo che riesce a svuotare la sua riserva di omini vince istantaneamente, instant death, o altrimenti si arriva a fare 4 round e chi ne ha di meno in riserva vince. Ripeto, c'è questa dinamica della corsa che ho trovato in molti regolamenti. È un autore che ha delle cose interessanti. Non è niente di... la meccanica della selezione del dado è molto semplice, però funzionale. Potrebbe essere interessante questa corsa alla costruzione e allo svuotamento della riserva. Ok. Di Attiwa chi ne parlava? Perché ce l'hanno citata come una tra le copertine più brutte. Sì, appunto. Cioè, quella di Attiwa passiamo... sicuramente è più brutta di questa, ma forse quella di Frise dopo la cerchi è più brutta. Andiamo... Procediamo allora sulla linea delle copertine brutte e parliamo subito di Attiwa, Peppe. Se che non potevo scegliere io le copertine brutte. Tra l'altro voglio dire, Attiwa è il nuovo gioco di Uwe Rosenberg. Caspita. Tra l'altro brutta, criticatissima, non so se avete letto i soliti post ormai che BGG, che reggo ormai pochissimo. Cioè, vabbè, una delle critiche fatte è che si vede un pipistrello e non si vede un africano, perché questo gioco è ambientato in una regione del Ghana, una regione collinare, dove praticamente c'è il classico gioco di coltivazione di Rosenberg, solo che ovviamente si è scocciato di piantare carote in Europa, doveva trovare un'altra ambientazione, è andato in Ghana, dove la peculiarità di questa coltivazione è che ci sono questi pipistrelli frugivori che permettono di riforestare, cioè di contenere il disboscamento, perché scacazzano e fanno ricrescere gli alberi molto, molto semplicemente. Allora, la peculiarità di questo gioco è che ci sono questi pipistrelli che le famiglie devono allevare per migliorare le loro coltivazioni. E ok, per il resto è un gioco alla è un gioco molto alla Rosenberg, che può avere delle, cioè è un autore che ha fatto dei capolavori, e in ogni gioco mette delle io anche rigiocando Allertao ci sono delle cose interessanti, quindi anche giocando questo ora non vi posso dire che l'ho colto dal regolamento, però una possibilità a Rosenberg, secondo me, va sempre da. Piazzamento lavoratori. Piazzamento lavoratori fisso, che non puoi aumentare i tuoi lavoratori, che sono 3 fisso, però i pipistrelli ti permettono di avere dei bonus e anche delle azioni bonus addizionali che sono diverse dalle basi. Quindi c'è un gioco laterale che puoi fare accumulando pipistrelli. Poi solita cosa a fine round, c'è la coltivazione, c'è la crescita degli animali, c'è lo sfamamento e punti vittoria con quello che è accumulato, mi sembra 7 round di gioco. C'è da sfamare la gente. C'è da sfamare, assolutamente, sì, sì, sì. Questa è la copertina alternativa, non si sa. Che rispetto al solito suo ha aggiunto queste teste di terreno che la cui conformazione ti permette di fare o non fare determinate azioni, quindi tu a tutta la componente classica di sviluppo motore e piazzamento lavoratori aggiungi queste teste di terreno che devi ottimizzare, devi queste qua sarebbero sfruttare, Carlo, nel modo migliore, sì, sì. Okay. A seconda di cosa contiene ogni quadratino di queste teste 3x3 tu puoi piazzarci cose diverse e quindi far andare il tuo motore da una parte o dall'altra, insomma è abbastanza interessante, nulla di assolutamente nuovo, però non sembra male. Nelle domande Cole Paco chiede anche dell'altro gioco che pubblicato con la Spielworks. I giochi della Spielworks è sempre un'incognita, perché sono sempre in tiratura ridotta. Da 2 secco, sì. Non si sa se arriva ad Essen, cioè potrebbero venderli tutti e non te lo portano. Sì, poi è di una bruttezza estetica disarmante, quindi veramente quasi quanto ci sono impegnati, veramente tanto.
A proposito di Spielwork, però mi sembra che abbiate messo nella lista anche quello dei treni della morte, delle Sì, catacombe. London Necropolis Railway. Io tra l'altro mi ero retto le regole, stavo quasi per ordinarlo, poi ho detto no, non mi ha convinto Ma più. allora, dalle regole sembra interessante. L'unica cosa che mi lascia un pochino interdetto è il peso su BGG che è 2, che mi pare un po' bassino per il genere di giochi della Spielworks e per quello che ho letto dalle regole. Ecco, Comunque, in questo caso sostanzialmente. una delle copertine invece più belle degli ultimi tempi. A me piace un sacco questa. No, questa non è male, non è male. Allora, questa intanto partiamo dal tema che è Eh sì. inusuale come tanti giochi loro. Praticamente è ambientato nella Londra del 1849, che è falcidiata dal colera, per cui proprio per combattere la diffusione del colera e per gestire l'immane numero di morti che avevano avuto in quel periodo, avevano iniziato a fare i cimiteri fuori dalla città. Per cui quello che facciamo noi come giocatori è, attraverso una linea ferroviaria, fare i pendolari tra, la stazione di Londra e il cimitero, fuori di Londra per portarci sostanzialmente le bare e, i familiari, nonché tutto ciò che ci serve per gestire il cimitero. Quindi Ecco, che però Carlo, succede? mi confermi Vedete? che è un po' un falso ferroviario, nel senso No, è un che tu falso non è che ferroviario perché costruisci. in realtà la rete ferroviaria serve solo, ricorda un pochino un MARS, serve solo a passare da una parte all'altra della propria plancia, no? Vedete, ci sta una plancia a sinistra che è la stazione di Londra. La rete ferroviaria ha un anello in cui il tuo treno continua a girare e quindi farà avanti e indietro tra Londra e la plancia di destra che è il cimitero. Quello che succede è che ogni turno scegli una carta di tre che stanno al centro. Questa carta ti mostra tre possibili azioni che puoi fare che costano dischiazione e avrà con sé anche due dischiazioni il cui colore indicherà quale tipo di azioni puoi fare in questa carta. E sostanzialmente tu svolgerai le azioni che puoi fare con questi due dischi e con eventuali dischi bonus che puoi ottenere in vari modi. E tutto quello che farai sarà il treno praticamente si muoverà lungo questo anello. Tutte le volte che raggiunge o supera uno dei due tabelloni, quindi una delle due stazioni, se raggiunge o supera la stazione di sinistra, che è quella di Londra, avrai delle rendite, quindi otterrai le bare, otterrai i familiari che andranno a piangere sulla tomba, e varie, diciamo, rendite di questo tipo. E in più lì, quelle tessere quadrate che vedete sono degli upgrade, Sì. sostanzialmente, che puoi fare al tuo treno, alla tua capacità produttiva, ai soldi che guadagni, alle bare che puoi costruire. Poi, quando il treno invece, continuando la sua corsa, passerà o si fermerà nel cimitero, scaricherai le bare, scaricherai i familiari su questa griglia. La griglia è sostanzialmente un sistema per fare punteggio, nel senso che gli omini sulla sinistra sono quelli che ti permettono di fare le bare. Le casette, in questo caso, anche se non credo che saranno casette nella versione finale, sono le bare. E invece nelle colonne in alto piazzerai dei mausolei che sostanzialmente fungono da moltiplicatori di punteggio a fine partita. E tutta la partita quindi andrà avanti tra queste due fasi che si alterneranno e che dovrai ottimizzare pagando i salari, incastrando azioni bonus, sviluppando la tua plancia a Londra e così via. Il gioco non sembra per niente male, c'ha poche regole. È abbastanza lineare e semplice, però nel timing e nell'ottimizzazione dovrebbe avere un'alta rigiocabilità e una buona dose di profondità. Sembrerebbe, come dice giusto il nostro ascoltatore, che potrebbe sembrare un po' un solitario di gruppo, perché alla fine, a parte la scelta della carta, ognuno a quanto pare gioca sulla sua plancia, insomma. Però non Come sembra tema, per non niente so se male. questo l'hanno iniziato a sviluppare prima della pandemia, ma mettere un tema di una pandemia che ti costringe a portare i morti fuori, insomma, Sì, un non è proprio po'. comodissimo come Non tema, è però proprio la cosa più atti che attira di più, ma vediamo. plaudo il coraggio rispetto a alcuni invece editori che invece hanno Questa dichiarato di non fare più certe hanno dato ambientazioni per la forfè. paura. Esatto. Sì. Io Si invece metteranno a c'ho fare gli almeno il astratti coraggio di non praticamente. prenderlo. No, comunque sembra interessante, non sembra per niente male, francamente. Come al solito costa Allora, tanto, stiamo Sbem, almeno a 60 passiamo euro. a te. Passiamo a me, con che vogliamo passare? Ah, con
una chicchetta del buon aspetta, aspetta, aspetta un attimo che ho trovato la copertina che diceva Peppe e ve la Beh, sì, quella mostro. col tacchino. Quella col tacchino a vostro rischio e Ma è pericolo. Eccolo minacciosissimo, qua. cioè. Chiaro. Fancy Ma Fabulous. secondo me è Vince, vince, peggiorativa. basta, vince, vince. Cioè, capito? Io trovo peggio il pipistrello perché è pure disegnato peggio. Questo almeno è un tacchino pseudo-realistico, Sì, dai. però ti mette inquietudine, capito? Già il tacchino è Mette un po' in inquietante. Questo sta soggezione, sì. proprio in primo Questo piano, è sinceramente non inquietante. l'ho letto, dovrebbe essere un gioco easy, non ho letto neanche il regolamento, però un Ma poi. gioco, non ce l'abbiamo in lista, ma un gioco interessante di Freeze potrebbe esserci. Costruzione Ma. rete, un mercato simile, Power Grid, ora non mi ricordo il titolo, sempre con la F, Ma ovviamente. questo lo compri per il tacchino, fine, che Ah, te frega vedere com'è dentro il certo. coso. Dai, E Sven, invece, torniamo all'ordine, dicevi? dall'autore di Alchimisti con la CGE è uscito un gioco che ha il coraggio di finalmente presentare una scalabilità come Cristo comandò i suoi discepoli, una scalabilità alla Rembert, come si dicono quelli studiati. È un gioco da 4, da 4 a 4. E il nome è Deal with the Devil. Sostanzialmente saremo dei ricchi facoltosi nel Medioevo che cercano di costruire e ampliare la nostra cittadina medievale costruendo vari edifici. La particolarità è che però non tutti noi siamo chi diciamo di essere, tant'è che ci sono, diciamo, tre ruoli nascosti su quattro. Infatti, due di noi saranno mercanti barra costruttori. Uno di noi però invece sarà il diavolo e un altro invece un cultista. Qual è la particolarità? È che naturalmente il diavolo andrà a caccia di anime in base a dei favori e il cultista sarà invece felicissimo di vendere la propria anima per ottenere via via più potere. Tutto questo sistema di scambi è su una base di ruoli nascosti, quindi nessuno saprà effettivamente chi è l'altro. Ma soprattutto quando si andranno a fare degli scambi, perché c'è una prima fase di scambi risorse in cui ognuno di noi può offrire qualcosa per ottenerle altre, è tutto gestito da un'app per non far scoprire chi ti sta chiedendo cosa. Infatti, ad esempio, ci sarà il giocatore del diavolo, ogni giocatore presenta una specie, diciamo, di chiamiamola sacchetta, ma è rigida, che slitta e all'interno ci sarà lo spazio per mettere la nostra offerta e un selettore di richiesta. I mercanti naturalmente possono solamente selezionare soldi in cambio di cose. E il diavolo invece naturalmente ogni volta avrà tantissime monete da offrire, ma lui chiederà sempre comunque sia pezzi di anima. Il cultista invece potrà decidere di dare o risorse o pezzi della propria anima, oppure di richiedere pezzi di anima da poter vendere e sperare di dare al diavolo. Si daranno queste risorse per riuscire a costruire dei pezzi di città che ci sbloccheranno via via bonus, ma bisogna stare attenti a svendere troppo facilmente i propri pezzi di anima per ottenere risorse, perché c'è sempre l'Inquisizione che ci controllerà, e infatti ci saranno queste tessere Inquisizione che sono sostanzialmente delle penalità, un po' come le penalità, che ne so, di Sì, Lorenzo il nessuno si Magnifico, aspetta no? l'Inquisizione spagnola, no? No, esattamente. E quindi dovremmo dimostrare di non essere indegni e quindi subire le angherie dell'Inquisizione, riuscendo a coprire questi malus con dei pezzi di anima, se c'è rimasta, oppure dovremmo andare alla vendita delle indulgenze per riuscire a accaparrarci le loro grazie e non subire pesanti malus. Tutto questo, ripeto, c'è cioè questo bellissimo sistema di doppio scambio, di scambio alla doppia cieca, gestito da un'app. In un'intervista c'è l'autore che dice: scusate, ma non vorrei essere l'autore che fa per forza i giochi con app, però dopo uno Però sviluppo lo di sei. 7 anni, però lo sei, uno sviluppo di 7 anni che lui lo voleva fare senza app, e lui dice: sì, l'unico modo per funzionare è questo.
Ma io è uno dei giochi che aspetto di più. Per me Sì. è il solito discorso dell'app. Se funziona, se ti permette, cioè se mi dà la sensazione di avere un gioco da tavolo e solo, diciamo, un applicativo per farti fare questa parte di ruoli nascosti, per me va In bene. Alchimisti l'app è fantastica, quindi. Sì. Ma poi a me il fatto che sia da 4 secco, cioè, mi manda i matti Già solo perché, questo, sì, capito, un cioè, nel senso, plauso all'integrità del game design. assolutamente E quindi presentiamo un altro gioco da 4 secco, Vai. anzi, che oltre ad essere da 4 secco è obbligatorio giocare in 2 contro 2 a squadra, altra cosa ancora più restrittiva perché non piace a tutti, invece per me è una modalità di gioco che quello del gioco a squadra che dovrebbe essere più sviluppato e per questo è un gioco che aspetto molto, anche se non ci sono molte informazioni, è La famiglia The Great, com'è? The Great World, The Great Mafia War. The Ecco, Great anche qui c'è Mafia stata una War. polemica Vabbè, lasciamo enorme. stare. Purtroppo l'unica polemica che si può fare ora su questo gioco è che Chi è oggi è che è uscita la cascato? notizia che non ci sarà ad Benvenuto. Essen. Le informazioni non sono molte, però perché mi attira? Allora, intanto, come detto, quello di avere dei giochi a squadre, secondo me, è una cosa poco esplorata. L'editore è la Feuerland, che è un editore che ha fatto grandi giochi, ma sempre nell'ambito degli Eurogame classici. Cioè, la Feuerland è nata con Terra Mistica, poi, giusto per citare qualcosa che abbiamo messo nel Magnifico, Crystal Palace, Ark Nova, quindi classici Eurogame. Qua va a fare un gioco a fazioni con conflitto diretto perché c'è proprio una fase, no, ripeto, non si sa molto, ma è proprio una fase di conflitto, controllo territorio. Vedete la mappa, c'è la Sicilia ed è obbligatorio qua non solo essere in quattro, ma giocarlo soltanto a squadre, due contro due. Non vi posso dire altro perché No, non è stavo trapelato altro, cercando. se no oggi hanno messo l'annuncio che ad Essen non ci sarà. Tra l'altro, Ma strano anche perché la Feuerland quest'anno mi sembra che, a parte questo, non aveva altre cose, se non qualche espansione, forse di Ark Nova. Non lo so, questo. Dimmi. gli autori sono italiani. No, gli autori non sono italiani, no, sono. Via, È un via. autore che si chiama Anche. Maximilian Maria Thiel, che non mi sembra italiano. Questa chiaramente è appropriazione È culturale. approvazione culturale, cioè, Solo porca perché noi miseria. abbiamo il sense of humor, se no dobbiamo tirare giù un Sì, casino. vado a comprare quintali di letame, guarda. Tra l'altro, stavo guardando, non ci hanno messo il vulcano. Porca miseria, ma tra tutti i disegnetti che avete fatto, almeno il vulcano potevate metterci. Mi sembra bello denso, cioè, come tutti i giochi della Feuerland, mi sa che non è che hanno fatto una cosa leggerina comunque. Sì, però le meccaniche sono molto diverse insomma, dal classico. È proprio un gioco di conflitto. Con le pecore dice: ma con 2 contro 2 vince uno. No, da quello che hanno detto è un gioco a squadre, quindi vince la squadra. Da Saranno quello che questi due, la hanno famiglia Uccelli, che c'è scritto qua, e la famiglia Luppino contro le altre due famiglie, delle quali non si vede il nome, lo scopriremo. E basta che giri la foto, no? Così Sì. vedi. Va bene, se non altro provarlo per vedere che cosa hanno tirato fuori. Assolutamente. Ecco, quelle sono le guerre, credo, dall'ambientazione, sono le guerre di mafia nella Sicilia Anni '80, per... anni '80. Esatto. Attualmente ci andrete con a scopoletta e a lupara sotto braccio, ovviamente. Con l'abbigliamento consono a questo tipo di gioco. Cettino. Sbam, vai. Dicene Va, ma uno dei tuoi. così. Allora, proprio perché c'era il buon Max che chiedeva se ci stanno anche i GDR ad Essen, diciamo di sì, un esperimento un po' particolare. Questo Critical Foundation, la Season 1, quindi si ipotizza
ne faranno uscire varie. Ad sono opera sicuri di sé, insomma, pensano di vendere molto con la season 1. Pensano di fare il botto con... sono un duo di autori, un esordiente, un Lemonnier, e l'autore di Capitan Sonar e di World of Smoke. Ed è un titolo, diciamo, da 2 a 5, dove uno dovrà fare obbligatoriamente il master, gli altri giocatori saranno gli avventurieri di questa vicenda. Ho studiato il regolamento. Sostanzialmente dovrebbe essere quello che è stato da noi Kiss and Legend. Sostanzialmente la cosa più simile a un gioco di ruolo per giocatori da tavolo che non sono assolutamente avvezzi al volare. E praticamente è la season 1 prevede già una storia con tutte tessere per il master in cui viene spiegato in retroscena e quant'altro, quindi con già materiale tutto preparato il master non dovrà improvvisare veramente pochissime cose, e anche i giocatori vengono dati delle schede con dei preset di personaggi da personalizzare, ad esempio con il nome, col background, la professione, e ovviamente ogni background e professione dà dei bonus a determinate skill, che sono 4 macro caratteristiche, quindi ne so, mente, agilità, forza e carisma, e per ogni caratteristica ci sono 3 abilità legate. Si faranno i classici skill check a suon di 12, un D12 modificato, e ovviamente quando il master chiama un check e ha in mente lui una soglia da raggiungere, almeno un po' come funzionano i giochi di ruolo più classici, il giocatore in questione vedrà se è in gioco una skill in cui lui è più competente, che gli darà un bonus, tira il D12, somma il risultato al bonus che ottiene, vedrà se supererà la cosa. C'è la possibilità di fare dei successi critici ma anche dei fallimenti critici, che ti danno una sorta di gettone eroe, successi critici ad esempio, che sono un po' come i Benny in Savage World, sostanzialmente questa risorsa da spendere che ci dà un bonus in più, un dado in più da tirare durante alcuni skill check. E praticamente ecco, è il gioco di ruolo per i giocatori da tavolo che non hanno mai ruolato, sostanzialmente. C'è, poco c'è un po' una giudicare. Trama prescritta, un po' c'è già una esattamente, c'è già ad esempio una carta che presenta la scena per i giocatori, ma dietro quella carta grande c'è per il master invece tutta la serie di scene, e la cosa bella è che hanno, ecco, quello sono stati intelligenti, nelle varie scene hanno pensato a diciamo delle sottoscene in cui viene messo un focus di più su qualcosa, ad esempio sulla socialità, quindi risolvere la scena con delle skill sociali, o un'altra scena da risolvere più col combattimento, in modo tale che giocatori che hanno fatto personaggi diversi con abilità diverse, ognuno abbia il suo momento, diciamo, di gloria, possibile gloria, perché poi dato può essere infame quanto gli pare. Insomma, è molto basic, però potrebbe essere buon introduttivo al GDR. Salutiamo il nostro ascoltatore Fabio, però stasera Fabio parliamo delle novità che verranno presentate a Essen a ottobre, magari poi faremo una puntata apposta tematica sui giochi medievali, cose di questo genere, quindi stasera parliamo solamente delle potrebbe novità. Pure dire di Europa Universalis, casomai, perché l'Europa Universale è quello di Iannone già uscito, sì. A Essen invece no, presentano Europa Universalis. Mi sa che voleva dire Medioevo comunque. Sarà, gli ho dato una letta, un bel 4X, che poi Europa Universalis dovrebbe essere un gioco da tavolo vecchio trasposto in una bellissima saga della Paradox eccezionale, e ora è ritornato come gioco da tavolo, sostanzialmente è un grosso 4X leggendo, cioè che prende una nazione, la porta avanti per secoli, e ci sono tutti gli aspetti, quindi dal militare, alleanze, sviluppo economico. Passiamo al prossimo, a questo punto direi Tiletum, visto che ce lo chiedono, ce l'avevamo in scaletta, e passiamo a Tiletum, dai. Allora, Tiletum ne parlo io, anche perché l'ho giocato ieri sera. Allora, Tiletum è il nuovo gioco di Tascini Luciani,
una coppia che torna a fare un titolo. 1-4 giocatori, classico tedesco, edito dalla Board and Dice, in cui c'è centrale ovviamente un'originale meccanica di draft di dadi. In questo caso praticamente a inizio turno si tirano una serie di dadi che sono in 5 colori come le 5 risorse del gioco e poi si piazzano su una ruota a seconda del loro valore. Questa ruota stabilisce una serie di cose. Sostanzialmente cosa ti dice? Ti dice che quando vai a prendere un dado su uno degli spicchi di questa ruota in base al suo valore, quel dado darà un numero di risorse pari al suo numero. Quindi un 6 darà 6 risorse del tipo del suo colore, ma ti farà fare un numero inversamente proporzionale di azioni del tipo del luogo dove hai messo il dado, quindi ci stanno 6 azioni diverse. Se tu vai a prendere un 6, vuol dire che farai tante risorse e un'azione sola di quel tipo. Se tu vai a prendere un 1, farai una sola risorsa e 6 azioni di quel tipo. Questo è un po' il trick del dado. Dopodiché, con queste azioni, cosa fai? Al di là di salire su una track che dà punti e dà l'ordine di iniziativa. Il grosso della gestione si fa sulla mappa, in quanto ogni giocatore ha due pedine, una che rappresenta un architetto e una che rappresenta un mercante, che sposta lungo la mappa un po' alla Marco Polo. Al contrario di Marco Polo, però, questo gioco vuole essere più appagante e incentrato sul viaggio, in quanto spostando queste due pedine puoi fare cose diverse, ma sostanzialmente vai nelle varie città rappresentate sulla mappa a piazzare case per mercanteggiare o a costruire palazzi, colonne in questo caso, per poi concorrere alla costruzione delle cattedrali e puoi anche andare a prendere tutte quelle tessere quadrate che vedete in giro per la mappa che sono azioni bonus. Tutto questo quindi alla fine si sostanzia nel fatto che tu prendi il dado, prendi un po' di risorse, ti sposti per la mappa e fai a cascata tutta una serie di bonus e di azioni. Molto appaganti, molto divertenti, e la particolarità che secondo me è una genialata per l'eleganza che dà al titolo è che tu non hai mai bisogno di pagare risorse per fare le azioni. Tutto quello che richiede risorse lo richiede al di là dell'azione che stai scegliendo di fare, e questa cosa rende molto snello il turno perché tu non dovrai mai dire: ah no, però volevo fare questo, ma mi sono accorto che non c'ho le risorse per farlo, non devi mai fare il rollback perché ti sei incastrato male. Tu vai in giro per la mappa, prendi bonus, costruisci cose, poi il gioco ha un timing per cui alla fine di ognuno dei 4 round in una delle città del tabellone si svolgerà una fiera che darà punti per una condizione diversa e queste fiere sia per luogo che per punti che danno sono draftate a ogni partita in modo diverso. E quindi tu o ti trovi lì con una delle tue pedine o devi averci già costruito qualcosa di tuo per partecipare alla fiera e fare quei punti. Più ci stanno tutta un'altra meccanica, una serie di meccaniche incastrate che danno bonus a incastro, però il gioco è scorrevole, veramente divertente da giocare, mi è piaciuto parecchio. Bene, quindi cosa importante, intanto non è un doppione di Marco Polo come qualcuno diciamo paventava, non c'è No, 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 è asimmetria in molto questo divertente. gioco qua. Allora, la simmetria in teoria non c'è, si parte tutti dalla stessa città e poi sono i dadi e il loro essere scelti durante i turni che daranno differenza a quello che ogni giocatore farà, però dovrebbe essere prevista, non ve lo do per certo perché l'abbiamo provata ieri, Sì. un setup alternativo asimmetrico per luogo di partenza e per risorse di partenza che dovrebbe essere una promo che viene data S. Vabbè, però diciamo non spingono su Non è un gioco quell'aspetto, ecco. prettamente asimmetrico, si rende asimmetrico con i bonus che E andrai a va bene. scegliere di sviluppare, però no, di base non è asimmetrico perché vuole essere molto bilanciato. Strettezza del titolo, immagino. Sì, del titolo. Allora, il titolo non è stretto, cioè, dicevo, un gioco in cui c'hai continuamente risorse e cose da fare, quindi non hai la sensazione di strettezza durante il gioco, però devi incastrare tante cose e devi ottimizzare tutto, quindi comunque la strettezza è data dal fatto che chi gioca bene sicuramente poi ne Prende il ricava largo. dei vantaggi. Io tra l'altro l'ho preordinato da Giochi Dovrebbe uscire Starter anche in questo italiano, qua. sì, infatti con Giochi Starter dovrebbe uscire in italiano,
E tra l'altro il prezzo è accessibile, insomma. Sì, molto, In un anno molto. in cui tutti i giochi vanno da 80 euro in su, questo anche per la quantità di Questo, materiale, sì, ha un questo si prendeva prezzo. veramente bene, sì. Sì. Forse per le orribili colonnine della Board & Dice, però. Forse sì. Va Vogliamo bene, parlare quindi di ti. Revive che hanno citato? Vogliamo parlare di Revive che hanno chiesto nelle domande? Parliamo No. di Revive. Parliamo di Revive con questa bellissima copertina fiorita col fiore in mezzo alla. Non c'entra Revive è un niente con tutto il resto del titolo gioco. nuovo della Porta, editore norvegese con un gruppo di autori norvegesi dal nome impronunciabile che hanno fatto già altri giochi dello stesso editore, tra cui Santa Maria e The Magnificent, che a me The Magnificent è piaciuto per alcuni aspetti. Questo è un gioco che come ambientazione, siamo, diciamo, post-apocalittica, dobbiamo ricostruire il mondo, mi sembra dopo 5.000 anni, abbiamo questa mappa che rappresenta questo nuovo mondo, questi sarebbero gli umani tra 5.000 anni, chissà se è vero. Allora, che Questi cosa è sarebbero, il gioco? aia, ne vedo uno blu, uno bianco, un Eh sì, robot. è meglio fare questo che metterne uno. Non lo so, non lo so, andiamo male. Vai. La mappa, dicevi? Allora, il gioco ha vari elementi. C'è questa esplorazione sulla mappa dove bisogna esplorare e bisogna andare a prendere i vecchi artefatti del mondo antico che sono all'esterno e che sono. Anche come finisce il gioco, quando si raccoglie l'ultimo artefatto, la partita finisce e vabbè, tante cose danno punti vittoria, tra cui tanti da quello che sembra gli artefatti. Poi c'è una plancia personale dove c'è una sorta di engine building, un puzzle da costruire per ottimizzare. Con delle carte che vedete si infilano sopra e sotto, ci sono delle carte multiuso che sono. Questo proprio qua è la plancia personale, questa? Questa è la plancia personale, Sì. esatto. E le carte multiuso che riprendi quando fai l'azione di. C'è cioè un'azione di rest, ibernate, praticamente al tuo turno o fai due azioni, tra cui. Una possibile giocare carte, altre diciamo abbastanza standard, e una è di fare un rest tra cui riprendi le carte. Allora, il gioco ha la peculiarità di avere una mini campagna che sblocca alcuni elementi del gioco e ti racconta una piccola storia, quindi un piccolo gioco a campagna che gli autori consigliano di poter giocare anche con gruppi diversi, o dice anche se non avete voglia di farvi la mini campagna, vi leggete che cosa metti in gioco e poi se volete aggiungete questi elementi. Leggendo un po' di elementi, questi elementi che ovviamente non si reggono dal regolamento pubblicato, potrebbero portare anche delle variazioni importanti. Ci sono delle plance asimmetriche con questa campagna si sviluppano delle plance alternative che sono molto asimmetriche e che quindi spingono a giocare in maniera molto diversa. Leggendo un po' di commenti e anche vedendo il regolamento, sembra un gioco dove non c'è un'interazione forte, anche se c'è una mappa comune da esplorare, non spinge a un confronto. Ma l'idea è un po' ogni fazione riporta nel mondo una cosa che può essere la conoscenza del passato, la scienza, eccetera. Quindi ognuno, diciamo, aiuta a ricostruire il mondo portando il suo. Questo è un po' quello che all'inizio mi aveva attratto. Poi, se un solitario ognuno si deve ottimizzare un po' la sua corsa. Ah, ecco, anche questo gioco ha molto una corsa perché alla fine devi andare a prendere l'ultimo Sì, hai detto artefatto. che Quindi, poi finisce quando terminano gli artefatti, no? sì. Però potrebbe essere troppo solitario, potrebbe avere delle cose interessanti.
è uno su cui, diciamo, una partita per vederlo sicuramente ce la faccio. Da prenderlo non lo so ancora. L'idea di fare la campagna è sempre un po' un vincolo, no? Perché ti devi mettere a fare 5 Certo. partite per sbloccare degli elementi, però potrebbe essere anche un modo per giocarci un po' di più a volte. Rimaniamo un attimo in tema di post-apocalissi, allora, visto già che ci siamo. Carlo, ci parlavi tu di Endless Winter, questo in realtà l'ha provato anche Peppe. Sì, questo abbiamo provato sia io che Peppe. Io ci ho fatto diverse partite sempre online, perché ovviamente ancora non è uscito, perché è passato anche questo per Kickstarter. È un gioco che secondo me è un quel medio leggermente alto, molto divertente, molto appagante, che avrà grande successo. Infatti è stato già paragonato ad altri titoli come Arnak o come Dune Imperium per il peso, diciamo, medio. Almeno da quello che ho visto, questo li ha superati nel gradimento. Sostanzialmente siamo delle tribù paleolitiche nell'Artico, e il gioco mischia una quantità notevole di meccaniche insieme, perché sostanzialmente è un piazzamento lavoratori, ma ridotto molto all'osso, perché sono solo quattro le zone dove ci si può piazzare, dove però la tensione è forte perché chi ci si piazza per primo ha un bonus molto sostanzioso, quindi vorrai comunque nell'ordine di turno nel piazzamento essere il primo a attivare quella zona. Dopodiché ogni zona ha una cascata di azioni fattibili e queste azioni sono sostanzialmente potenziabili con le carte che hai in mano, che è ovviamente un deck che tu puoi maneggiare durante la partita anche in modo molto rapido e veloce, perché le carte che prendi ti vanno subito in mano. E tu giochi queste carte per fare più volte le azioni, perché ogni carta ha una forza e ha delle caratteristiche più o meno performanti a seconda dell'azione che stai facendo. E altra scelta non banale che ti pone davanti è quella di invece tenerti delle carte che tu saresti invogliato a giocare per potenziare le tue azioni, perché alla fine delle fasi di piazzamento ci sta una fase d'eclisse in cui le carte che ti sei tenuto contribuiranno a darti dei bonus forti e a aiutarti nell'ordine di turno, che ti dà anche dei bonus tanto più forti quanto tu sei più avanti nell'ordine di turno. Oltre a tutto questo, tu fai con queste azioni una serie di cose molto ampie, perché c'è una mappa esagonale su cui vai a piazzare capanne e villaggi che ti danno dei bonus su dove li piazzi e dei bonus di maggioranza se hai il controllo, ti sbloccano dei bonus sulla plancia da cui le prendi che stanno sotto il pezzo che vai a piazzare in mappa. Poi ci sta un'altra plancia in cui vai a mettere delle tesserine che si impilano anche fra loro e danno bonus per quello che vanno a coprire, punti tanto più in alto vanno a finire impilandosi a fine partita. Poi ci stanno quelle rocce che si vedono adesso, che sono dei Sì. bonus a fine partita. Il mazzo si può maneggiare buttando anche delle carte nel cimitero, ma anche esse daranno punti alla fine. Quindi c'è veramente c'è un sistema di caccia per cui vai a prendere dei set collection di carte che puoi consumare per fare cibo, oppure tenere per fare set collection che daranno punti alla fine. Insomma, c'è tanta tanta carne al fuoco e io devo dire che giocandolo mi sono molto divertito, perché ogni scelta è veramente sofferta e da incastrare bene. Tutte quelle carte le devi ottimizzare ogni turno, non è banale, non è semplice, ma il gioco è scorrevole e dura poco perché sono pochi turni. Io, E se io l'ho volete, trovato ho ottimo. scritto l'anteprima che l'ho provato a Sì. giocaossa con la Lucky Duck Games, che farà l'edizione italiana, però che non esce ora, uscirà prossimo anno. Gioco indipendente dalla lingua, però loro faranno l'edizione italiana e porteranno anche tutte le espansioni che, da quello che ho capito, servono un po' per arricchire il gioco. E io ho trovato la partita molto interessante, soprattutto perché sembra, una volta spiegato, sembra che ci sia un mare di cose che ti devi ricordare, invece poi scorre in maniera, diciamo, è uno di quei giochi che è molto più facile da giocare una volta che ti hanno fatto vedere un turno, e tutti questi elementi che ha raccontato Carlo poi si incastrano. Il gioco, dalla partita che ho fatto, mi sembra che funziona molto bene. Servono sicuramente mettere le espansioni per dare un po' di respiro al gioco, e questa cosa significa che servono prendere anche l'espansione per chi vuole prendere il gioco.
Sì, c'è stato tra l'altro un numero notevole di espansioni che aggiunge Sono tante, ho visto altre azioni, fargli la puoi, pagina sì, puoi Kickstarter, costruire, forse ho puoi sentito. disegnare i geroglifici nella grotta, puoi, c'è un fiume da mettere sulla mappa, ci stanno altre carte cani che hanno una meccanica loro che ti aiutano, ci stanno i monoliti, veramente aggiungono tanta tanta roba. È Cioè, la sì, scatola tanti fa elementi, ma comunque dispersivo. direi non dispersivo, cioè quando lo vedi giocare, ma il gioco è molto più semplice di quanto sembra dalla descrizione. È È tutto sicuramente molto più logico e complesso incastrato. dei citati Lost Ruin of Arnak o Dune Imperium. Sbam, questo qua invece è il gioco di carte del gioco del Dungeon Crawler Tavolo. di Timo Di Multamaki. esatto, di Abyssal, di Perdition Mouth, scusa, Beyond the Rift del signor Patracca. Un gioco di carte da 1 a 4, veramente un dungeon crawler che riprende quell'ambientazione un po' atipica che era Sì. del papà. Perché mentre nei dungeon crawler classici sostanzialmente noi andremo via via a diventare più forti, a fare dei power up al nostro PG, in Perdition Mouth c'è un bel power down, sostanzialmente partiamo come eroi e mano a mano che prendiamo mazzate diventeremo sempre più claudicanti, disgraziati e andremo via via a essere più meno performanti. In questo gioco sostanzialmente si ricalca un po' quel concept, tutto con una bella gestione del mazzetto di carte. Ogni eroe parte col suo mazzo dedicato, un mazzo che rimarrà bene o male nella sessione quello lì. E con delle abilità particolari, ma poche lo caratterizzano molto bene, un po' come era anche in Perdition Mouth, no? Non è che Sì. avevi 2000 opzioni, una cosa, ma avevi quelle due o tre caratteristiche che lo rendeva particolare. Anche qui sono eroi un po' anti-eroi, diciamo, e andremo a affrontare questi scenari e cercare di sopravvivere. Naturalmente prendendo colpi e quant'altro, con non superando lo scenario, avremo delle carte trauma, delle carte ferite che non faranno altro che ingolfare il nostro mazzo e depotenziare via via il nostro Sai personaggio. cosa mi lascia un po' perplesso? Che ora questo 30-120 minuti. Dipende dagli scenari. Quello è leggero, dipende dallo scenario. Ce ne saranno alcuni in cui ti dovrai sbrigare a scappare, tra virgolette, anche perché poi è tutto gestito da carte, quindi non c'è nessun tabellone, c'è, diciamo, un'area di Immagino match, sia un'area di eroi. più snello, insomma, del genitore, altrimenti non Sì, avrebbe sì, molto sì, sì. senso. Esatto. No, 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 beh, se vedi lo spazio che occupa è veramente esiguo, sono tre, c'è cioè un mazzetto diciamo, delle minacce che vengono scoperte e dei nemici da sconfiggere. Il tuo mazzetto personale ogni volta peschi sette carte. Le carte trauma che andrai a prendere è una carta di modificazione che attiva i nemici, oltretutto gli modifica l'attacco. Quindi tu, con le carte che hai in mano, visto che c'è una cosa molto particolare, dici, vabbè, gioco più carte, faccio più azioni, visto che c'è la meccanica si basa tutto sul sistema dei punti azione. Il problema qual è? Che se tu giochi carte per fare azioni più potenti, cicli più velocemente il mazzo e ogni volta che il mazzo viene ciclato per ripescare, via giù traumi perché è come se fosse la fatica che accumuli per ricominciare ad affrontare il dungeon. E quindi sono carte fatica che ti depotenziano ulteriormente. E quindi tu stai lì a dire, vabbè, questo qui ti faccio il danno giusto giusto per ucciderlo, però c'è quel mazzo che lo attiva e potrebbe metterlo o in difesa e quindi aumentare la sua difesa oppure aumentargli l'attacco e quindi tu hai sprecato la mano del pulciaro sostanzialmente. Potrebbe essere molto carino come versione snella di Del Perdition Mouth. predecessore. Su Invention io non mi sono informato granché, tanto poi la cerna con calma si prova, poi. Invention sarebbe quello della macchina che controlla il tempo No, no, atmosferico? no, No? è l'altro presentato, è Ah, quello ok. successivo. Ma non penso che No, sia no, quello questo. non lo conosco No, neanch'io. no, deve uscire No, su quello l'hanno solo Kickstarter. presentato, Sì, così sì, hanno sì. fatto vedere.
se sa ancora poco, almeno che io sa. Dai, siamo quasi alla fine. Direi che ci sono comunque due pezzi da 90 di cui parlare, perché sono comunque due giochi molto attesi. Peppe, vuoi parlare di Woodcraft? Woodcraft è il nuovo gioco della Delicious Games, anche questa volta Aspetta, come anche messo. questa volta una copertina notevole, facciamola vedere subito. Bella. Però Messina col bambino che tiene il ratto, insomma, un po' si sono migliorato, dai. Quella di Messina col bambino che tiene il ratto era un altro livello. Qua c'è un coautore vicino Sushi che penso sia l'autore principale. Come è stato in Messina? Perché anche Messina non era proprio un design di Sushi. Diciamo che lui ha sviluppato il gioco con questo autore. Gioco molto, io l'ho trovato classico, cioè dobbiamo il tema è quello degli intagliatori di legno, c'è una meccanica di selezionazione che ricorda un po' quella di Praga con una sorta di ruota dove gli spazi azioni si spostano da uno spicchio a spicchio man mano che vengono scelte. C'è una gestione di questi dadi che possiamo anche far aumentare di lavoro piantando degli alberi e facendoli crescere, quindi aumentare di livello. E poi, insomma, azioni da fare con questi dadi, contratti da prendere, le classiche trick track di influenza. Ecco. Io sinceramente è un editore che sta facendo dei giochi molto solidi, molto belli, però inizio a sentire un po' la sensazione di forte rivisto, nel senso che ci vedi proprio tanti elementi già visti, le tre track come in Messina, questo sistema di selezionazione che ricorda molto Praga. Poi nulla toglierà che sarà uno dei giochi più magari interessanti da giocare perché sono fatti bene quella della Delicious Games. Può darsi, Sì, la può darsi ruota è che sia. interessante, è un po' arzigogolata, più complicata di quella di Praga, però è interessante. Dà una serie di bonus a seconda di quando fai l'azione. C'è una rotina al centro che dà bonus più potenti, che però ruota a seconda di quando la superi con le tessere che hai scelto. C'è anche una track che è carina, che è quella che devi spendere la valuta del gioco, le bacche, per fare punti, e solo se lo fai tutti i turni arrivi alla fine e dà una valanga di punti. Se non lo fai rimani indietro e a quel punto forse ti conviene lasciarla perdere. Insomma, c'è un sacco di idee carine dentro, però innovativa è giusto questa ruota che è un po' diversa dal solito, ma per il resto c'è tanta tanta roba dentro da incastrare. È un po' lo stesso, sempre un po' un meccanismo non fine a se stesso, però che cioè, hanno puntato un po' sul meccanismo centrale. Sì. Lacrimosa stasera non lo abbiamo preparato. No, perché Magari ancora un'altra non se ne puntata. sa tantissimo. Sembra interessante, ma Magari ancora se ne sa poco. ha tanti pollici proprio perché non se ne sa granché. E quindi tutti Mi cercano qualcuno. spolliciare. Nel frattempo è arrivato costui, Oh, del ora quale sembra fatto apposta, ma l'ultimo aia, aia. gioco che avevamo in lista È l'ultimo è gioco. la Salutiamo marchetta. Fabio. Salutiamo Fabio. Ecco la marchetta. Su, su. Aspetta, aspetta, che lo vado a prendere. Era proprio. Allora, va detto che era in lista, ne dovevo parlare adesso, quindi comunque casualmente è arrivato proprio al momento giusto, ma parliamo di Autobahn, ovviamente, che è appunto di Fabio Lopiano e Nestore Mangone, ed è un tedescaccio vecchio stile, bello asciutto e cattivo, un gioco in cui dobbiamo costruire la rete autostradale tedesca. Tramite l'utilizzo di carte, c'è una mappa che è divisa in zone, ogni zona è divisa in zone percorse da questa rete autostradale, ogni tratta autostradale ha un colore e
ed è fondamentale questo colore in quanto noi andiamo a fare azioni su quella tratta di vario tipo, giocando una delle nostre carte dalla mano sulla plancia, la quale carta è appunto di un colore specifico. Sono queste, il colore ci fa fare, esatto, ci fa fare le azioni. Se potete vedere da qua, normalmente puoi giocare una sola carta per tipo di azione, dovendo poi essere costretto a riprenderle in mano, tranne la costruzione strada, che è l'azione principale, che si può fare a inizio gioco 3 volte, poi si può upgradare a 4. E dopodiché, diciamo, ottimizzare queste carte vuol dire che se riesci a giocarle sempre tutte, facendo però sempre azioni su tratte diverse, quindi è difficile, poi le riprendi in mano gratuitamente. Se invece le vuoi riprendere in mano prima, perché magari hai già giocato una carta di un colore che ora puoi rigiocare, allora le riprendi in mano perdendo il turno, ma guadagni un soldo per ogni carta che avevi già giocato nel momento in cui le riprendi. Questo è un piccolo trick. Dopodiché tu puoi costruire la rete autostradale, puoi costruirci pompe di benzina che danno punti e soldi quando ci passa con un altro giocatore, il tutto poi per cercare di ottimizzare il movimento dei tuoi furgoni su questa rete autostradale, anche costruita da altri ovviamente, per consegnare delle merci che vai a prendere da una parte a consegnare da un'altra, che daranno soldi e bonus, il tutto poi finalizzato a piazzare dei tuoi, adesso non mi ricordo il gioco come li chiamo, comunque dei tuoi omini su questi tavoli, che anche loro divisi nei colori delle varie carte, che quando stanno lì danno rendita, quando vengono scalzati da lì, perché chi entra scalza verso destra gli altri omini fino a farli uscire, vanno nella parte sopra del tabellone, che qua non si vede, stanno più su, e sono invece dei criteri di punteggio. Per cui praticamente quando vai a mettere gli omini sopra, se hai sbloccato la possibilità di metterli nella parte alta di questo tabellone, con dei bonus anche quelli con un'azione specifica, ti fungono da moltiplicatori per il numero di benzina che hai calato, esatto, il numero di consegne che hai fatto in posti diversi, il numero di soldi che hai a rendita a fine partita. Insomma, quindi devi riuscire a incastrare un po' tutto il gioco. Tra l'altro è abbastanza feroce anche nel suo timing, perché il tabellone è stretto, se costruisce qualcuno non ci costruisci più te. Si apre la Germania Est nell'ultima fase. Si apre la Germania Est, sì, la tratta gialla si apre solo nell'ultimo dei 3 turni. C'hai parecchie cose da incastrare, il timing è fondamentale, la gestione delle carte, che c'ha una piccola componente di deck building, le puoi comprare un po' più performanti durante la partita, è interessante. Quello che bisogna stare attento a maneggiare, che alle prime partite può far storcere un po' il naso, è proprio la condizione di punteggio a fine partita, perché potresti fare una bella partita e incastrare tutto, ma se poi non hai puntato in modo verticale e intelligente sui criteri di punteggio, rischi magari poi, ecco, invece per me la cosa più bella del gioco stavo dicendo anch'io la stessa cosa, va gestita, anche secondo me è la cosa più interessante del gioco. È punitiva. Può lasciare spiazzati, perché magari pensi di aver fatto tutto benissimo, ma se non hai tenuto d'occhio quello, poi finisci con pochi punti. Quindi diciamo, il sapore di giochi vecchio stile, ma vecchio stile nel senso positivo, almeno come piacciono a me. Il Pledge Manager, a me è arrivato ieri il messaggio dell'apertura. Quindi forse lo mandano scaglionati, onestissimo anche questo. Sì, anch'io ho fatto il Kickstarter, comunque a parte lo aspetto già perché ho fatto il Kickstarter, però tra quelli parlati sinceramente è quello che al momento aspetto di più, speriamo. Io pure questo l'ho giocato e confermo che è un gran gioco, eh? Sicuramente. Sbam, ci avevi un'ultima chicca, che è una riedizione, non è una novità, però già che ci siamo, parliamo anche di questa. Dai. Almeno è un gioco bello, parliamone, insomma. La Isto Game, che tira fuori solo capolavori e giochi magnifici, purtroppo c'ha sto difetto, ne tira fuori uno ogni 5-6 anni, però quando tira fuori è una bomba a mano. Questo, diciamo, non è proprio un gioco di primo pelo, ma è una riedizione tanto attesa, che è Trionfo a Marengo, che è la riedizione di Buona Parte a Marengo della buona Bowen Simmons. E sostanzialmente è un bellissimo wargame da 2 secco,
In cui anche un'immagine ci hanno messo, giusto la copertina. Ma no, ma ti pare che alla Isto Game gli interessa pubblicizzare l'esteria dei loro giochi? Sono belli, punto, chi se ne frega. Qui hanno fatto una, a detta loro, una bella rivisitazione della mappa, rendendola un pochino più appetibile di quella che ora Marco ci farà vedere. Questa era quella vecchia, sì. Sì, la vecchia. Nella battaglia di Marengo del 1800, in cui diciamo le forze francesi di Napoleone sono state un attimino prese alla sprovvista dalle forze austriache, fino a quando insomma non sono arrivati i rinforzi, hanno fatto un contrattacco che ha portato invece alla vittoria del piccolo caporale, insomma. E in questo gioco infatti noi dovremmo cercare, gli austriaci dovranno cercare di battere le forze francesi prima dell'arrivo dei rinforzi, invece i francesi dovranno resistere per riuscire poi a sconfiggere le forze austriache. È una bella edizione, una mappa rivista, c'ha questo meccanismo che poi verrà ripreso e riampliato in Napoleon Triumph. Sostanzialmente Wargame è quasi a zero fortuna, perché è gestito da tabelle, non c'è nulla, è lasciato al dado, diciamo. E c'è tutta una gestione del morale, legge di guerra, con i blocchetti di legno, c'è questi rapporti di forza e confronto tra il morale delle truppe, che crea veramente una bella narrativa al tavolo. Dovrebbero anche aver un pochino ingrandito la mappa con le aree per permettere delle manovre un po' più fluide delle truppe. E per gli appassionati del genere, questo c'è, parliamo veramente di... È onore alla Isto Game, che purtroppo da un po' insomma non si sente. Sì. Dopo l'espansione di Wyrsing Das Folk praticamente ha fatto solo qualche riedizione, magari è uno spunto per riprendere a sviluppare qualcosa, cioè a parte il nostro primo magnifico Wyrsing Das Folk, che è un editore che ha fatto Maria, Friedrich, cioè ha fatto dei giochi che hanno tutto il carattere, e purtroppo è uno di quei piccoli editori che un po' si perde nel nuovo mercato, e io gli auguro tutto il bene, lo prenderò soltanto anche solo per augurargli di ripartire, guarda. Ma curatissimo, e poi sempre con prezzo onesto, tolto poi quando lo trovi sui prezzi di seconda mano del mercatini, che ti chiedono un rene, un figlio in garanzia, però di solito quando escono sono veramente intorno ai 50 euro, il massimo che può uscire, sono veramente dei bravi guaglioni, insomma. Allora, la carrellata l'abbiamo conclusa, ne abbiamo parlato un po' di un sacco di giochi, poi magari vediamo se riusciamo a organizzare anche una seconda puntata, ci mettiamo dentro qualche altro giochetto, se esce qualche altra notizia interessante. Ricordo che domani vanno online le Goblin News. Robetta buona pure là, A mezzogiorno, se non mi sbaglio, quindi sì, non perdetele, perché anche lì ci saranno qualche novità, qualche notizia con delle brutte facce. Ringraziamo sempre Max, che mette insieme tutte le cose, peraltro all'ultimo momento, poveraccio, all'ultimo. Mandateglielo un po' prima le cose, maledetti. Starà ancora montando adesso. Starà montando, probabile, sì. E quindi domani non perdetevi le Goblin News. Noi ci vediamo giovedì prossimo, dovrebbero esserci la squadra di Kickstarter per una nuova puntata, quindi con le novità autunnali di Kickstarter che ripartono, ahimè, purtroppo. E quindi ci vediamo giovedì prossimo per una nuova puntata. Grazie a Peppe, grazie a Sbem, grazie a Carlo. Stay gamer, stay goblin. Ciao. Ciao.